Allora, Roberto, da dove cominciamo? Cominciamo da Marantz Model 40, so che stai facendo delle prove approfondite, grande successo, stiamo veramente riscontrando un grande interesse per questa macchina che rappresenta il nuovo corso di Marantz, in questo caso abbinata alla serie Signature di Bowers & Wilkins. Ci spostiamo Denon Home, la nuova soundbar Dolby Atmos 550 con il nuovo Denon Home Sub che conto di mandarti al più presto per fare una prova, con la lineup completa delle versioni 150, 250 e 350 che possono essere utilizzate anche come canali posteriori wireless. E andiamo da questa parte e abbiamo l'8500HA, la sua ultima versione 4K 120 8K 60, una line up degli attuali prodotti Denon 800, 4007, 6007. L'8805HA, la macchina top di gamma di Marantz nella parte di preamplificazione. 7706 con il suo finale multicanale. Ci spostiamo in un'altra area dello stand dove abbiamo un'installazione di alcuni prodotti del mondo Polk e Definitive Technology. Qui abbiamo esposta una lineup della serie Reserve, completa anche del centrale con la funzionalità LCR, la soundbar Polk Audio S4 con il suo sub, uno spaccato del sub DN12 con la quale è possibile verificare l'aspetto costruttivo dell'oggetto, D17 Demand Series, BP9080, top di gamma della serie Bipolar con canale Dolby Atmos integrato. Novità per l'Italia, l'arrivo prossimo dei prodotti Definitive Technology da Custom Installation, per cui la nuova serie DI che si compone di una serie di prodotti in wall e in ceiling, la nuova serie Reference di Definitive Technology con prodotti enclosed, per cui con il back box già integrato, LCR versione da 5 pollici e mezzo oppure versione da 6 pollici e mezzo con i driver passivi integrati, canale posteriore back surround bipolare dipolo anch'esso con i passivi integrati, versione da 12 e poi una versione da 15 cm. Nuovo prodotto da Outdoor, un due vie con radiatore passivo per aumentare la parte, diciamo, l'efficienza in gamma bassa, anche qui disponibile in due tagli su due colori. La ciccia vera, cioè quello che vedremo a Monaco praticamente tra una settimana, dov'è? Allora, non è esposto al pubblico perché fa parte delle novità che intendiamo proporre a Monaco di Baviera, e quella manifestazione ovviamente per la sua tipologia verterà un po' di più sul mondo del due canali. Ma abbiamo in serbo una serie importante di novità che renderemo disponibili al pubblico di AV Magazine quanto prima.